Risolto un intoppo con la piattaforma regionale per il caricamento dati e comunicazione all'ASUR, ora partono anche i tamponi rapidi nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa. Una cinquantina i pesaresi che si sono già prenotati al test al prezzo calmierato di 18 euro, ora si passa al test vero e proprio. Ricordo a tutti che per prenotare nelle farmacie comunali di Pesaro e nella farmacia comunale di Gardamare c'è un numero unico, è obbligatorio la prenotazione, 0721 37 24 73. Abbiamo già superato le 50 prenotazioni, ci siamo poi fermati proprio per evitare di creare ulteriore attese calca tra i cittadini. Le farmacie possono aderire su base volontaria. Le farmacie comunali di Pesaro aderiscono con tutte e nove le farmacie di Pesaro più quella di Gabicce, però attraverso la nostra organizzazione, con la prenotazione attraverso il numero che vi ho letto prima, poi siamo noi che sulla base della scelta del cittadino spostiamo, indichiamo una farmacia piuttosto che un'altra. Dal punto di vista delle private, per quello che risulta, sono più del 50% le farmacie che a livello provinciale stanno già aderendo a questa cosa. Praticamente siamo in linea con quello che è successo per i test sierologici che già da un paio di mesi stiamo effettuando. Luca Pieri spiega anche i motivi di una partenza ritardata di 48 ore rispetto al via previsto per lunedì. Purtroppo c'è stato un disguido tecnico che riguarda un pochino tutte le farmacie, che riguarda le farmacie delle Marche, che si devono collegare ad una piattaforma informatica in cui verranno poi inseriti i dati relativi al test che viene fatto, al tampone antigenico rapido, che poi a sua volta rimanda quei dati alla Regione Marche per poi far attivare in caso di positività tutte quelle che sono le procedure per risolvere tutte le questioni legate al Covid. Questa piattaforma ha avuto dei problemi inizialmente, per cui noi che eravamo partiti come farmacie comunali qualche giorno prima degli altri ci siamo dovuti fermare, ma l'abbiamo risolta abbastanza bene, insomma, nel senso che ai cittadini che avevano prenotato, hanno scelto di fare al posto del tampone il test serologico, gli abbiamo fatto il test serologico, agli altri li abbiamo rinviati di un paio di giorni l'appuntamento.